Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Deep Space Tavern, un gioco che esce il 27 di settembre. Io lo sto iniziando, diciamo, a giocare a inizio mese e quindi non so dirvi ancora il prezzo perché ovviamente non è ancora uscito. È un gioco un po' particolare, quanto mi ha detto lo sviluppatore, perché è un clicker ma con la gestione di una taverna spaziale. Lo andiamo a provare insieme perché sono curioso. Congratulazioni per essere stato selezionato come responsabile delle attività ricreative locali, e in italiano, sul prestigioso Deep Space Mining Outpost. Per aiutarti con i tuoi nuovi compiti, la compagnia ha provveduto a riempire la taverna con le ultime tecnologie da barista a prezzi accessibili. Per aiutarti nel tuo cammino, può essere una genialata o meno, non lo so, proviamo. Utilizzando il denaro che ricaverai dalla tua clientela generosa e felice, puoi ulteriormente migliorare e personalizzare la taverna a tuo piacimento per accrescere tale generosità. Ci auguriamo che ogni sera attiri clienti da tutta la colonia. Quindi siamo nello spazio, come si evince dal titolo. Per dove altro vuoi andare? Per aiutare la tua ricerca ti è stato assegnato un compagno AI che completerà la tua formazione e ti aiuterà a sfruttare i clienti. È 13111. Perfetto, dai, saltiamo che proviamo. Allora, questa è la grafica, ci si muove con Vast, vediamo. Bene, sembra che abbiamo un altro cliente, ok, sta arrivando. Cal Remington. Cosa devo fare? Con QED, rotellina ORF, zoomiamo. Che devo fare? Clicco sul cliente. Ah, praticamente è un clicker, veramente è un clicker. Cioè, clicco sui clienti che hanno bisogno di bevande, verrà loro sparato un drink e in cambio ti pagheranno, a patto che le loro esigenze siano soddisfatte, ok? I nomi delle bevande non sono proprio il punto forte della compagnia. Ok, praticamente abbiamo le pistole su ogni lato. E dobbiamo anche sparare a... probabilmente... ok, lui beve. Ok, clicchiamo sulle monete e raccogliamo. Avrebbe potuto ammucchiartelo insieme, ma no. Cosa faccio? Lo prendo così? No, l'ho incenerito, mi sa. Io continuo a dargli da bere così. Cioè, lo spremo finché posso. Ah, è la spazzatura, non sono banconote, ok. Accendi il raggio infuocato e disintegrala fino a prima che l'odore si accumuli. Perfetto, è quello che stiamo già facendo. Io butto bevande e clicca. Non so, qua perché si può espandere, ma poi vediamo. Ah, qua si può aggiungere roba. È carina. Dove si siederanno? Perfetto, perché qua possiamo andare... Ok, ha bisogno di una sedia, quindi gli do... tavole e sedie economici e lo butto qua nell'angolino. Arriva davvero il posto, perfetto. Io gli do ancora da bere. È entrato anche Francing Sporco Fannigan. È tradotto bene, eh? Eliminiamo lo sporco perché stava uscendo dal muro il ratto. Cosa vuole? Puoi acquistare posti a sedere dai posti a sedere in fondo allo schermo. Ok, cosa devo aggiungere adesso? Ah, ho i due clienti, perfetto. Sembra l'indovina chi. Visto così. Che devo fare adesso? Bevete, no? Perfetto, poi si può comprare un'altra stanza, ma direi che non è questo il giorno. Allora, intanto qua abbiamo la slot machine, la macchinetta arcade, io metto la slot machine. Qui. Così magari mi fanno guadagnare ulteriori soldi. È carino perché è una sorta di gioco incrementale, che però non è male, non è per niente male. Allora, bevi, voi avete... vi riempio il bicchiere nuovamente. Intanto prendo soldi che mi servono.
Lui vuole una cosa a sedere, quindi vi do... Questo costa a caso perché mi dice che non... Vabbè, mettiamolo qua. Più vicino possibile. Bevi, bevi. Voi avete finito, ve ne do altro? Perfetto. Devo tenere d'occhio la spazzatura. Avete finito, vi do ancora da bere. Io vorrei che giocassero anche un pochino. Questo è robot. Calamita per monete. Perché poi si automatizza la raccolta. Va bene, allora. Mamma mia, cosa hanno vomitato per terra. Questo sta giocando, quindi probabilmente mi darà soldi, infatti. Ma sapete che è simpatico? È un bel passatempo. Passatempo. Ma nel senso che in questo caso mi sentirei anche di dirvi, perché di solito io dico non è il passatempo su cui passerete centinaia di ore, ma secondo me lo potrebbe anche essere, perché i tempi morti sommati uno all'altro, il fatto che comunque è facile, di facile comprensione, 75 non ho soldi abbastanza, ma stanno malissimo sti qua. Vabbè, intanto bevete. Non so cos'altro aggiungere, onestamente. Potrei mettervi macchinine arcade, la TV. No. Ma stai andando via? Bevi ancora, dai. Non andare via. Anche tu sei imbenzinato abbastanza, eh. È uno schifo da pulire. Bevete, bevete, che io aumento i guadagni. State male, ma non me ne frega niente. Bevete. 67. Dove vai? Che devo spolparti per bene. Le bevande saziano la noia solo per un certo periodo. Ok, cosa devo fare? E questo non si diverte, perché? Devo mettergli qualcosa. Tavolo dei frutti sfiniti. TV. Centrifuga di proiettili. Proviamo. Così un po' di divertimento. Beva, beva. L'intrattenimento può essere trovato, ok. Si lamenta, no, si lamenta del divertimento, ma il divertimento c'è qui. Devo aggiungere qualcos'altro. Appena arrivo a 20 monete ti metto quel flipper. Perché la centrifuga di proiettili non so cosa sia, sarà un videogioco. Bisogna ricliccare continuamente sui clienti per farli spendere. Dai, dai, che a breve facciamo il quello che dobbiamo fare. Dai, 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 bevi, bevi, bevi. E non so che malus mi dia il fatto che entra quell'essere lì. Comunque, vuole divertirsi e ti do la macchinetta arcade. Te la metto qui da... no, non te la metto qua. Fa brutto. La metto qua. Gioca però. Questo sta giocando. I clienti sono attratti da particolari tipi di posti a sedere, intrattenimento, continua a ampliare con le decorazioni. Ok, sulle decorazioni abbiamo scatole luminose. Carino questo, lo mettiamo qua così. E poi mettiamo un posto a sedere economico, un altro. Anakin Drinkwater. Carino. Abbiamo sempre più clienti, quindi stiamo aumentando. Non so se abbia una fine o meno sto gioco, ma non bisogna mai esitare dal servire da bere. Questo sta tentando la fortuna. Cassandra, cazzo, non ho visto come si chiama.
Cassandra Cascane. Ok. Guardate, soldi ovunque. Io vorrei automatizzare la raccolta di calamita per monete. Voglio provare quella. Voglio arrivare a 100 monete e fare quella. Quindi adesso ci mettiamo all'opera, servendo da bere come se non ci fosse un domani. E poi voglio mettere la calamita. E poi si potrebbe comprare anche un'altra stanza e fare un'altra stanza, ma... stanno tutti malissimo. Sono tutti degli stracci qua dentro. Quello vuole un posto a sedere. C'è il posto a sedere là dietro. Dai, non fate i difficili. Ah, dite che non c'è posto a sedere per tutti. No, vabbè. Adesso mi serve la calamita delle monete, perché sono stufo di sfondare il mouse cliccando per prendere i soldi. Dai. Dai che ci siamo. Pulisci. Servi da bere. Se hanno finito di bere. Servi sempre da bere. Sempre da bere. Soldi. Che raccolta di soldi. Ancora di nuovo, dai. Pulizia. Tanto giocano anche i giochi che mi fanno fare soldi. Dovrei riempirlo di macchinette per accumulare un po' di soldi. 92, dai che ci siamo quasi. Poi devo comprare altri tavoli ancora. Ok, 101, perfetto. Robot per liquori. Calamita per monete. Questa in mezzo. Ma non me le raccoglie però. Vediamo. Ah sì, me le raccoglie in automatico. Quindi io tecnicamente potrei comprare un altro tavolo e lo piazzo qui così, in modo che riesco con calma. Poi prendo il robot per pulire. Io continuo a cliccare come un pazzo. Questo continua a dire che vuole intrattenimento, ma non sapere cosa dargli. La TV, stand VR, ippodromo degli insetti. Devo prendere quello delle pulizie. O il robot che dà da bere, per ottimizzare. Anzi, quasi quasi aspetto e provo a fare quello. Sessantuno, dai che pian piano... spostare. Provo il robot barista, così almeno vanno a servirsi da soli e io provvedo solo a pulire. E non mi raccoglie quelli più lontani, devo spostarlo al centro. Così, come era prima. 86, dai, provo quest'ultima cosa, vediamo se... Perché la pulizia... O la pulizia o il drink, però io metterei il drink, lo mettiamo qua. Bisogna distribuirli in modo logico. In base a dove camminano, perché non riesce a raccogliere tutto. Perfetto. Mettiamo il robot per liquori. Eh sì, opera questa zona qui. Quindi io farei qui. Ok. Sì, perché così vanno e mi raccolgono tutto. E producono soldi. C'è una sporcizia qui. È bellino però.
Devo dire che non è assolutamente male. Abbiamo la farm di soldi adesso in modo abbastanza automatico, per quanto magari non immediatissimo. Infatti accelero un pochino cliccando io. E poi manca la stazione di pulizia. E poi si possono comprare altre location in gioco. Posso salvare la partita. Non so se effettivamente sia illimitato o meno, ma è un bel passatempo su cui secondo me si possono fare diverse decine di ore. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Questo era Deep Space Tavern, in uscita il 27 settembre, probabilmente lo vedrete dopo. E non so dire ancora il prezzo, però vedete, in italiano è carino, e il fatto di servire, poi si cambieranno anche location, ed è un bel clicker, un bel gioco di intrattenimento, perché poi cambierà tantissimo andando avanti. Se andate a vedere su Steam, si va forse anche su multipiano, comunque ci sono, non, forse non multipiano, però location decisamente diverse, quindi il gioco va avanti e si sblocca e aggiunge tante altre cose da aggiungere alla partita. Fatemi sapere che cosa ne pensate e qua sotto nei commenti come al solito, e alla prossima. Ciao ciao!